La tua postura non ti piace? Ti vedi sempre gobbo e con le spalle cadenti? Segui questo video perché ti spiegherò come sistemare la tua postura e ti farò vedere 5 esercizi da applicare fin da subito per cambiare la tua postura e avere dei risultati immediati. Io sono Luca Italiano, sono un fisioterapista specializzato in posturologia. Negli ultimi 10 anni ho visto una quantità innumerevole di persone con problemi posturali e l'ho aiutata a cambiare il loro modo di vivere e la loro postura attraverso degli esercizi adeguati. Di questi ne ho scelti 5, i 5 più importanti e per me più efficaci, che puoi applicare fin da subito per vederne dei risultati certi e garantiti. Il primo esercizio va a correggere quello che è uno sbilanciamento tra la parte alta del tronco, che spesso e volentieri si piega, e la parte bassa delle gambe, che a volte sono troppo rigide. Questo sbilanciamento fa sì che la persona, invece di piegarsi a livello delle anche, vada a flettere sempre il torace. In pratica si piega sempre la parte qua in alto, invece di usare le anche. Questo esercizio appunto ha quindi come obiettivo di imparare a muovere le anche e smettere di usare il torace per piegarsi in avanti. Come lo facciamo? Ve lo dimostro subito. Vi mettete coi piedi paralleli all'altezza delle anche, le mani sui fianchi e piano piano scendete in giù. La vostra attenzione è di non piegare il torace, ma di usare le anche. Dovete sentire che le dita della mano vengono schiacciate e compresse. Quando tornate su, contraete i glutei. Scendo e torno su e contraggo i glutei. Ripetete questo esercizio una decina di volte, finito il quale potete aggiungere anche dei pesi, come in questo caso. Vedete la vostra sbarra? Un peso qualsiasi e fate la stessa cosa. Mi piego in avanti e torno su. Mi piego in avanti e torno su. L'attenzione è sempre la stessa. Smettete di piegare il torace, imparate a usare le anche. Quello che vi capiterà è che all'inizio, avendo delle anche rigide, sentirete una forte tensione sui polpacci e sulla parte posteriore della coscia. È lì che dovete sentire la tensione, perché sono quelli i muscoli che si devono rilasciare ed allungare e una volta fatto vi permetteranno di muoversi spontaneamente e fluidamente senza doverci più pensare. Il secondo esercizio per migliorare la vostra postura è un esercizio respiratorio. La respirazione è centrale nella postura. Respirare bene vuol dire avere una buona postura, respirare male vuol dire avere una cattiva postura. Molti di noi, avendo una vita sedentaria, perdono una buona respirazione, una buona inspirazione, finendo sempre per in una posizione di espirazione e quindi di addome contratto, muscoli rigidi e torace curvo. Imparare a inspirare dal naso e aprire il petto vi aiuterà a rinforzare i muscoli estensori e spontaneamente finire in una posizione adeguata. Vi mettete con le mani sui fianchi e andate a fare un respiro profondo. Cercate di sollevare bene lo sterno verso il soffitto e trattenete il fiato più a lungo possibile, in questo modo. Se mi metto di fianco, vedrete subito come la mia schiena passa ad essere leggermente curva a dritta al massimo. Guardate, inspiro e tengo il fiato il più a lungo possibile. Più allenate la fase inspiratoria, più rinforzerete i muscoli erettori della schiena, che vi permetteranno poi di stare dritti anche spontaneamente. Il terzo esercizio è uno dei miei preferiti, ma forse anche uno dei più difficili. Si chiama il candelabro o l'angelo al muro. E serve specialmente per chi ha una forte tensione nella zona anteriore dei pettorali, le persone tipicamente che vanno in giro tutte chiuse, e anche specialmente chi fa palestra.
L'esercizio angelo al muro vi aiuterà ad aprire bene le spalle e ad aprire bene il petto. Si fa appoggiati a una parete o sdraiati a pancia in su. Vi mettete appoggiati, come in questo caso, le gambe sono leggermente piegate, attivo l'addome per appiattire la schiena contro la parete, appoggio la testa, lo sguardo è fisso in avanti e apro le braccia a 90 gradi, 90 gradi di spalle, 90 gradi di gomiti. Quello che devo cercare di fare è di tenere gomiti, polsi e spalle attaccati alla parete per il più lungo possibile. Noterete che se spingete forte le spalle e le mani indietro, la schiena si inarcherà e cercherà di alzarsi e di staccarsi dalla parete. Beh, evitate questa cosa. Pancia in dentro, schiena appiattita. Tempo la posizione 30 secondi. State attenti a non staccare la testa, state attenti a non staccare le mani, state attenti a non staccare i gomiti. Più riuscite a tenere questi punti tutti aderenti alla parete, e più rinforzerete quei muscoli che vi permetteranno poi di stare sempre dritti nella posizione desiderata. Il quarto esercizio, un esercizio un pochino più avanzato, un pochino più faticoso, ma molto molto efficace, si fa a pancia in giù sdraiati. Ci mettiamo appunto sdraiati a pancia in giù, con le mani sotto la fronte, attivo gli addominali e stringendo i glutei vado a staccare piedi, mani e fronte dal pavimento, in questo modo. Devo cercare di concentrare la mia attenzione sulle scapole, aprirle bene indietro e staccare il più possibile i gomiti. Più riesco a fare questa posizione per lungo tempo e più la muscolatura posteriore si rinforzerà, permettendovi poi di avere un tono adeguato anche quando state in piedi. L'ultimo esercizio è per tutti voi che state tutto il giorno seduti davanti al computer. Lo facciamo appunto da seduti per farvi capire come poter fare per stare dritti anche quando siete al lavoro. Andate a raddrizzare la schiena, tenendo la schiena dritta e la lombare attaccata, e lentamente andate, tenendo le mani sui fianchi, andate a stendere la gamba sinistra. Tenete la posizione 5-10 secondi, ritornate e poi stendete la gamba destra. Quello che noterete è che quando stendete la gamba, la vostra schiena cercherà di piegarsi indietro. E più finite in questa posizione, e più poi vi rialzerete continuando a stare in questa posizione. La difficoltà di questo esercizio è di tenere la schiena dritta mentre si stende la gamba. A questo punto costringerete la tensione ad andare sulla coscia posteriore e sul polpaccio, che sentirete tirare. Se imparate a tenere bene la schiena ferma e stabile, andrete lentamente ad allungare questi muscoli sempre di più e così potrete rialzarvi dritti e nella postura che avete sempre voluto. Quindi non aspettare un secondo di più, adesso tocca a te. Inizia subito a fare questi 5 esercizi. Falli tutti i giorni, ci vogliono solo 10 minuti. Nel giro di 30 giorni la tua postura sarà cambiata da così a così. Fai delle foto, io ne ho fatte tante e i risultati sono chiari e visibili a tutti. Inizia piano piano e ogni volta chiedi sempre di più a te stesso. Se ci sono problemi non esitare a contattarci, noi siamo a Milano e ti possiamo ricevere per aiutarti in questo percorso. Se ti è piaciuto il video ti credo di mettere un bel pollice in su e di iscriverti al mio canale per seguire video di questo genere e che parlano di fisioterapia, di salute e di riabilitazione. Grazie!